Buonasera a tutti amici, ciao Kael, benvenuti a tutti. Per chi non mi conoscesse, io sono Intial, o Ade se preferite, e benvenuti. Benvenuti in questa serata a tema pirati. Oggi è un mood un po' appunto piratesco, se vi va con l'idea. Perché mi sono fatta la domanda classica che di solito quando vedi il film di Jack Sparrow ti viene: ma la gente sa che cos'è veramente la pirateria, da dove nasce? Cioè, io ho visto soltanto, cercando in giro roba, bandiere appunto nere con i pirati e niente di più. Cioè, o Jack Sparrow. Buonasera Gaetano, ciao Marco. Quindi oggi serata un po' classica. Classica ma anche medievale. Facciamo anche degli accenni di medievale e vediamo un po' come mai c'è questa figura del pirata, che in effetti è un mestiere, raga, è un vero e proprio mestiere anche ai giorni nostri. E tutto nasce nel mood, appunto, non vestiti da pirati, ma nel mood c'è il mare. Perfetto, c'è il mare, c'è la pirateria. Il bacino del Mediterraneo, sin dall'inizio, da che l'uomo ha iniziato a navigare, è stato popolato da pirati. E sì, a quanto pare il nostro mare è molto particolare, cioè, diciamo che nel bacino del Mediterraneo le popolazioni non riuscivano a stare ferme, già in antico. Però partiamo anche già dal concetto di pirati, perché so che siete dei geni, lo so, è inutile che mi ci metto con voi, perché siete intelligentissimi, so che molti di voi hanno studiato, molti di voi lo sanno perché sono comunque geniali, io sono una capra, e quindi di sicuro questa nozione vi farà sorridere, però sappiate che il termine pirata deriva da un verbo greco, e quando mai ti sbagli? È un termine greco che è peiran, sì, peiran, l'accento è sulla A, che vuol dire appunto assaltare. Quindi già vi fa capire, dal nome si capisce tutto. Il termine appunto assaltare non è l'unico a cui gli antichi si usavano per indicare queste figure di predoni del mare, perché quello sono i pirati alla fine, sono dei briganti del mare, che molto spesso venivano associati alla figura del commerciante. E voi mi direte, ma come mai? Beh, tecnicamente dovete sapere che molte volte il bottino di guerra o di delle scorrerie era poi rivenduto, e quindi quello che molto spesso si commerciava, anche gli schiavi, erano molto spesso persone che erano state soggette alla pirateria. E non solo. Va detto che molto spesso nelle navi mercantili in antico, oltre ai viveri, alle persone, c'erano anche gli armamenti. Quindi, un po' alla Jack Sparrow, per capirci, loro andavano in giro con pugnali, spade, lance, eccetera, eccetera. E questo fa capire che, tecnicamente parlando, quando avevano modo, erano commercianti, sì, ma nel dubbio ci si diverte anche a, non lo so, saccheggiare ogni tanto. Voi, giustamente, si studia anche a scuola, vi ricorderete di figure particolari di pirati. Tra queste figure spiccano i fenici. Sono i classici che nell'antico vengono definiti come appunto pirati. Non ci sono solo loro, ripeto, tutti i popoli del bacino del Mediterraneo almeno una volta sono stati pirati. Parliamo dei fenici, parliamo degli egizi, parliamo dei cretesi, quindi civiltà minoica, miceneica, greci, romani. Tutti almeno una volta, se non rubi in compagnia o se un ladro sei una spia. Quindi tecnicamente noi ricordiamo di gran lunga i fenici, però non sono i soli. E sappiamo che appunto anche nella mitologia, in un passo anche dell'Odissea, quindi pezzo forte, diciamo così, avevamo anche una situazione in cui c'è proprio Ulisse che viene appunto reso, diciamo, prigioniero da un mercante fenicio, e per poco mi hanno venduto come schiavo.
Vi dico anche il passo, così se abbiamo le cose pulite. È il libro 14, dovrebbero essere pagine o comunque il passo che va dal 287 al 300, i versetti. E quindi già vi fa capire che già nell'Odissea, nell'Iliade, nelle grandi epopee classiche c'era la figura del pirata. E tecnicamente, ok, sì, c'erano ovviamente i fenici, volti noti, ma c'erano anche altri volti noti. Figure che sono pochissimo da me autoreferenziate, perché non sono io un'etruscologa e non mi piacciono gli etruschi, quindi sicuramente se cito appunto gli etruschi non è perché faccio un po' di campanilismo da parte mia, ma è appunto perché in effetti lo erano anche loro, ragazzi. Erano anche gli etruschi, diciamo, pirati, tra i più temuti in effetti. Ditemi se la musica è troppo alta. E tecnicamente si vede anche nelle fonti storiche, tra cui per esempio l'inno a Dionisio, dedicato e di solito nominato sotto nome di Omero, in cui appunto, cito il testo, subito da una nave dai bei fianchi velocemente apparvero pirati sul mare scuro. Erano i Tirreni. Ok, grazie per avermi avvertito, Gaetano, gentilissimo, davvero. Ok, dovrebbe andare meglio. Ok, dovrebbe andare meglio. Grazie mille, ragazzi, grazie mille. Comunque, stavo dicendo, quindi anche gli Etruschi, in effetti, partendo appunto da questo inno di Dioniso, tra le fonti anche del mito, Dioniso venne rapito da pirati etruschi. E volendo anche dire per l'ennesima fonte, sappiamo che lo stesso tiranno di Siracusa, e molto spesso i signori di Siracusa ebbero modo di entrare in conflitto con la tassocrazia tirrena, a.k.a., per chi non sapesse, il termine tirreno indica anche gli etruschi. Tirreni erano appunto gli etruschi per i greci, era il termine greco per etrusco, mentre tusci era invece in mood latino. E sappiamo appunto che tecnicamente parlando anche i vari tiranni di Siracusa ebbero modo di scontrarsi più e più volte con questa situazione che era per loro estremamente fastidiosa. Quindi diciamo che i ragazzi, chiamiamoli così, non si davano problemi a farsi appunto notare. Detto ciò, ovviamente ho citato personaggi così, nomi di civiltà, però è strano che qualcuno di voi non mi abbia detto: sì, ma Intial, Ade, ma i popoli del mare? Bene, sappiate che intorno al 1192 a.C. una certa figura di nome Ramsete III combatte alle fosse del Nilo contro quelli che sono noti come appunto popoli del mare. Ora vediamo se riesco a beccarvi la fonte, eccola qui. Abbiamo appunto 92, ho sbagliato esattamente, pardon. Abbiamo appunto nel tempio di Medin Habu questo, diciamo, alto rilievo in cui abbiamo la raffigurazione del faraone che si scontra con questi popoli, che vengono anche citati come in effetti alcune popolazioni a noi note, tra cui anche appunto Etruschi, Cretesi, Fenici, Micenei, Ittiti per l'appunto anche, e quindi questo non ci deve stupire, avevamo veramente un purpurri di popoli, compresi anche tra virgolette, per chi non lo sapesse, Sardi e Siciliani, comunque Sicani e Siculi, e quindi sappiamo che si divertivano parecchio.
Benvenuto, Kamikaze, benvenuto. Franco, quindi sì. Ti posso chiamare Franco, più semplice per me. Anche perché avendo le lentine un nome del genere da leggere è un po' problematico. Comunque benvenuto e grazie di essere qui. Quindi, capiamoci, il mood è questo. Popoli che depredano, che non si fanno problemi, perché comunque vista come una sottocategoria del commercio, non ci sono problemi nel depredare le coste di altri popoli o, per carità, anche andare in giro a, non lo so, depredare altre navi, navi di altri commercianti, di magari città nemiche o nazioni nemiche. E questo arriva fino a un certo livello che voi riconoscerete sicuramente quando vi parlo delle guerre che fecero appunto anche i romani contro i pirati. Ne abbiamo diverse nella storia, principalmente quella più celebre e nota è quella di Pompeo contro i pirati. Siamo ovviamente nel primo secolo avanti Cristo, siamo in un periodo che è la Tarda Repubblica. In questo scontro, che è veramente un'epopea, ragazzi, sappiamo che tecnicamente, come ci cita le fonti, quindi citando le fonti, come dice Cassodione, i pirati, che all'inizio non erano altro che gruppetti piccoli, a un certo punto erano diventate vere e proprie flotte comandate da grandi figure illustri che potevano essere diventate note anche a causa della loro fama e del loro valore e delle loro ovviamente scorrerie. E sappiamo che appunto a un certo punto diverse figure importanti, senatoriali e anche non, finiscono nelle mani di questi pirati. E cosa succede? Quando queste figure entrano a contatto con i pirati, automaticamente parte da parte del Senato l'idea di comunque dare un riscatto, perché o venivi riscattato o altrimenti finivi schiavo, ok? E c'erano alcune figure importanti, consoli, proconsoli, senatori, eccetera, eccetera, che non potevano permettersi questa fine. Tra questi, e questa è una chicca che quando io la studiai mi fece tantissimissimo ridere, abbiamo anche la figura di un giovanissimo Cesare, Caio Giulio Cesare per capirci. E qui in questo momento Cesare è ancora un ragazzetto e viene rapito e per un bel po' di tempo, 40 giorni, è sequestrato da questi pirati. Se non che per il riscatto di questo giovincello, appunto gli pirati se la prendono in maniera, vabbè, quanto vorrà costare sto ragazzetto, chi sarà mai, non potrà mica cambiare la storia, no? E quindi chiedono un riscatto tutto sommato, ok, ovviamente ingente, ma non così ingente come gli aveva proposto lo stesso Cesare. Perché a un certo punto Cesare è diventato quasi un amico, cioè, no raga, ma chiedete di più, valgo di più. E questo fece offendere in una maniera assurda Cesare, che diciamo che abbiamo una situazione in cui proprio si offende in maniera proprio si prende proprio a male, e quando viene poi liberato decide di in qualche modo vendicarsi e alla cattura dei suoi sequestratori li fa tutti condannare a morte per crocifissione. Perché sì, perché voi dovevate chiedere di più e non avete chiesto di più. Cioè, capite che il personaggio di Caio Giulio Cesare era leggermente egocentrico, ma leggermente. Un po' come il sequestro di persona odierno. Sì, vabbè, erano sequestrati comunque, sì, è uguale come concetto. Comunque, fatto sta, ovviamente lo scontro tra le figure romane e le figure ovviamente dei pirati avviene. Ovviamente Pompeo si concentra soprattutto sui pirati della Cilicia, odierna Turchia, sud della Turchia. Ovviamente dovete sapere che la pirateria nel corso della storia va e viene,
magari a volte è localizzato in un unico punto, a volte sembra quasi scomparire, ma non accade mai, perché è tipico, come ho già detto, dell'uomo, quando tu scopri il mare diventi automaticamente pirata, perché i predoni, se ci sono in terra, ci sono anche in mare. Però, appunto, ok, abbiamo figure che combattono i pirati, lo stesso Alessandro Magno, ragazzi, ebbe scontri con i pirati, anche Ottaviano Augusto. Però dovete sapere che ci furono personaggi storici che ne approfittarono tranquillamente della pirateria, perché non era vista come volendo così tanto male. Sì, Marco, è ricollegato al fenomeno dello schiavitù. Stavo dicendo, abbiamo appunto una situazione in cui ci sono individui che se ne approfittano, tra cui lo stesso pupillo, uno dei pupilli del buon Socrate, Alcibiade, che durante una delle sue campagne, Alcibiade, per chi non lo sapesse, è un uomo politico e militare di Atene, dell'Atene classica, e sappiamo che tecnicamente, tardo classica in realtà, però va bene, sappiamo che è entrato in contatto con situazioni di ostilità da parte di varie isole, decide bellamente, principalmente di varie isole, principalmente Rodi, decide bellamente porla a saccheggio. E fa un vero atto di pirateria, perché usa, termini e usa modi che sono tipici della pirateria, quindi fa schiavo, saccheggio, depreda, prende tutte le ricchezze e le rivende. Quindi anche i grandi uomini al tempo politici utilizzavano questi mood. E Alcibiade non è il solo, perché anche Policrate, tiranno di Samo, siamo intorno al 537-522, diciamo che nel suo mood da tiranno, tutto sommato promuove la pirateria insieme al commercio, perché rende ricco e fiorente la sua città, quindi fa girare l'economia, creando ovviamente un'economia anche di schiavi, ovviamente gente che è soggetta a, dopo il rapimento, dopo non aver avuto la possibilità di riscattarsi, a diventare appunto oggetto di altre persone, e anche di materiali di pregio e di valore, che hanno reso nel periodo appunto di Policrate e di Samo la città di Samo, cioè la città, l'isola di Samo, scusate, un'isola iperfiorente. E questa situazione di ricchezza e di splendore l'abbiamo non solo a Samo, ma anche in un'altra isola, Antecitera, l'odierna Antecitera, che sappiamo che sin in antico è stato covo di pirati, e che dovrebbe intervenire una certa Serenissima di Venezia, quindi Venezia per chi non capisce, nel Medioevo, a porre fine alle scorrerie di questi predoni, perché tecnicamente, cioè, li avrebbero lasciati anche stare, soltanto che gli erano andati a rubare le cose in una loro nave mercantile, e che fai, Venezia non se la prende, e sono italiani, no? Cioè, non ancora, lo so, però capite la battuta. Quindi ci fu una ripicca e, diciamo, misero a ferro e fuoco i veneziani La situazione di appunto Anticitera, la misero a soqquadro e diciamo distrussero il covo di pirati, e diciamo si vendicarono. Ecco, quante volte ho detto diciamo? Va bene, ragazzi, scusate. Fatto sta, ovviamente, parlando di filosofi, qua abbiamo Alcibiade e Socrate, però c'è anche un altro filosofo, ovviamente io parlo, qua ci abbiamo Socrate, voglio dirvi che un filosofo molto importante di etica classica, diciamo, è anche questo filosofo, è pro pirateria,
Chi prova a indovinare chi è? Vi lascio un po' di tempo per riflettere, tanto io sistemo e metto questa mood. Vi dico che... Dai. Vi dico che è un discepolo di Platone, se non il discepolo di Platone, dai. Raga, vabbè, vi lascio tempo, io sono una persona un po'... Devo ricordarmi che c'è un minimo di lag, o come cavolo si dice, tra un mood e l'altro. Da quando io registro, da quando voi vedete, ci sta. Però, mentre voi cercate di indovinare chi è questo filosofo, ovviamente vi ho detto anche che anche la figura dell'imperatore Ottaviano Augusto riesce per un tot di tempo ad arginare tranquillamente, grazie anche alla sua politica, diciamo molto sanguinolenta, benché le fonti non lo vogliono dire, riesce ad arginare la situazione che è quella della pirateria. Abbiamo infatti per ben, ho detto che è un discendente e un allievo di Platone, quindi chi può essere? Mi pare di aver detto questo. Vabbè, per chi... facciamo così, lo dico io. Lo stesso Aristotele, per capirci, amava l'idea della pirateria perché per lui, nella sua Repubblica, la pirateria era fonte di commercio, di ricchezza per appunto la città e dava un basamento, diciamo, che erano appunto il basamento schiavile, che era estremamente importante per, diciamo, il far andare bene l'economia. Quindi era inteso questo. Però ecco, capite che anche i grandi filosofi, per certi versi, apprezzavano questo mood che non era mal visto, perché tecnicamente... era il destino, era la sorte, se dovevi diventare schiavo o meno, se non avevi questi che ti permettevano di essere in qualche modo liberato, come era successo appunto con Cesare, era colpa tua, non dovevi andare per mare o comunque non dovevi vivere in una località esposta così tanto alle incursioni dei pirati, quindi non dovevi essere su una spiaggia, non dovevi abitare vicino al mare, ma dovevi abitare invece nella poleis, che di solito non era in svantaggio per quanto riguarda la pirateria, perché avevano armamenti o comunque erano lontani dal mare, eccetera eccetera. Fatto sta, appunto, grazie alla figura di Ottaviano, grazie alla figura di Ottaviano Augusto, per ben 3 secoli, tutto sommato, la pirateria nel Mediterraneo rimane silente. Rimane silente, non abbiamo grandi casi vengono subito schiacciati, e per 3 secoli va tutto bene finché non cade l'Impero Romano di Occidente. Cadendo l'Impero Romano di Occidente, ovviamente si ha il caos in terra, quindi invasioni barbariche, caos politico, guerre intestine, fratricide, e abbiamo il mood di altre figure che nascono nella pirateria del Mediterraneo e non solo. Entriamo nel Medioevo. Nel Medioevo abbiamo 3 tipologie di pirati che vanno appunto, che possiamo dire che si stanziano, 2 nel bacino del Mediterraneo, 1 a nord, che sono appunto i pirati saraceni, quindi i mori, chiamiamoli così, che si fanno notare in maniera abbastanza ingente partendo dal
dal 700 in poi, e creando appunto nel 700 una prima flotta a Cartagine, che poi venne spedita a conquistare diciamo la Spagna, le regioni iberiche, e con appunto, vi dico anche i numeri precisi, allora, ad opera di Tarif Ben Maluk, 4 navi e 400 uomini partirono appunto per la Spagna, e vi fu lo sbarco nel 710, quindi per dirvi i dati corretti. Ovviamente ricordo, per chi è interessato, tutte le informazioni, i link, i PDF, ve li metto tutti, perché ne ho parecchi a sto giro, ragazzi, vi riempio di roba, ve li metto tutti su Discord, ok? Per chi non lo sapesse, c'è ovviamente Discord, nella home lo trovate, e bella lì. Comunque, tornando a noi, abbiamo appunto i pirati saraceni, ma non solo loro. I saraceni ovviamente per un bel periodo girano nel Mediterraneo, combattono contro principalmente le forze cristiane, quindi tecnicamente i cristiani ortodossi di Bizanzio, okay, di Costantinopoli. Si prendono la bella fetta di Mediterraneo, che è quella del Mediterraneo d'Occidente, andando a toccare appunto la Spagna, le coste dell'Italia, quindi ioniche, tirreniche e soprattutto le isole, Sicilia e Sardegna, tra cui, ragazzi, la volta scorsa vi ho parlato del mio paesino, del paesino di Scicli. Dovete sapere che c'è una festa che appunto ricorda la sconfitta dei Mori, dei pirati saraceni, ad opera appunto di una donna che scese dal cielo su un cavallo bianco, incoronata, eccetera eccetera, capite di chi sto parlando, e che tecnicamente divenne la patrona del paesino. Quindi era per dirvi anche questa cosa un po' chicca del luogo. Abitando in Sicilia ve ne sono diverse di questi fenomeni. Parlando proprio della Sicilia, il primo attacco fatto dai saraceni in Sicilia fu fatto a Marsala nell'827, e diciamo fu il primo di una serie di scorrerie che arrivarono fin sotto a un'epoca molto più recente, ok? Chiamiamola così. Quindi abbiamo situazioni che si beccano anche scontri, chiamiamoli così, con quelli che sono noti. The Knight, benvenuto, grazie per essere qui con noi, che sono appunto quelli con i Normanni, e quindi i pirati saraceni per parecchio tempo rimangono nel Mediterraneo. Vorrei ricordare, tra i pirati saraceni, chiamati anche barbareschi, abbiamo figure quali per esempio quella di Barbarossa, e non dico l'imperatore Federico Barbarossa, ma intendo proprio il pirata Barbarossa. Ovviamente non stiamo parlando di Shanks il Rosso di One Piece, sappiatelo, è un'altra figura. Detto ciò, ho parlato di Normanni. Ah, e qua qualcuno si sentirà un pochino preso in causa, perché si è parlato, negli scorsi episodi del Sabba, dei vichinghi, ok? Bene, l'altra tipologia di pirati che conosciamo nel periodo medievale sicuramente è quella dei vichinghi. Vi ho già detto delle scorrerie che fanno sia ad est che a ovest. Ci sono appunto i vichinghi che vanno verso l'Inghilterra, le coste ovviamente dell'Irlanda, eccetera eccetera, arrivando fino appunto, come vi mostra la cartina, fino in America. E invece ci sono coloro che preferiscono andare, ovviamente seguendo anche i fiumi e entrando dentro ovviamente la Russia. E sappiamo perfettamente che sono conosciuti queste forme di vichinghi con il termine di variaghi, ok? Non vi sto a fare il mega riassunto della volta scorsa,
penso che c'eravate, o comunque chi non avesse visto quella live, la può ritrovare eventualmente sul mio YouTube o eventualmente se c'è ancora su Twitch, appunto su Twitch. Detto ciò, ovviamente sapete tutti che i normanni sono una derivazione, chiamiamola così, meticcia, di coloro che si stanziarono in Normandia e entrarono in contatto con le popolazioni francesi dopo la caduta di Carlo il Calvo, venendo a creare una sorta di casata nobiliare, poi trasferendosi in Italia. Abbiamo poi infatti il mood di tutta la storia dei Normanni in Sicilia e poi ovviamente di quello che succede dopo, Federico II, ok, ci siamo, no? E quindi potete capire che tecnicamente anche la figura dei vichinghi sono state estremamente importanti per quanto riguarda la storia e la cultura nostrana. E anche loro, volendo, erano pirati, quindi tecnicamente figure di un certo peso e che portarono nel loro mood di essere anche ricchezza nel loro vite e diciamo cambiarono l'assetto culturale, sociale del Medioevo in maniera anche ingente. Ricordiamo Lindisfarne, ricordiamo quello che fecero con l'assalto di Parigi, furono pirati pesanti. Tra le altre cose, l'ultima cosa dei vichinghi e poi chiudo su di loro, ricordatevi che a Pisa, nel Museo Navale di Pisa, abbiamo delle navi vichinghe, ok? Quindi questo ci fa capire che tecnicamente sono arrivati fin là. E fonti storiche ce l'attestano, e fonti anche archeologiche. Detto ciò, ovviamente non ci sono solo loro. Come ho già detto, sono tre i tipi di pirateria che abbiamo nel bacino del Mediterraneo nel periodo medievale, principalmente sono tre. E gli ultimi, ma non meno importanti, sono i pirati che si trovano sulla sfonda opposta a quella italiana. Ok, voi che cosa mi direte? Che cosa intendi? Intendo, stiamo parlando della Dalmazia. Ok? Stiamo parlando dei nostri vicini dall'altra parte del Mar Adriatico e del Mar Ionio, quindi la parte opposta a noi. Cosa succede? Questi pirati sono noti come pirati narentani, sono pirati particolari perché, per far contento Marco che prima mi chiedeva per quanto riguarda la schiavitù, devi sapere che erano soliti tranquillamente fare schiavi anche nelle popolazioni albanese e appunto portarli in giro come merci. E sappiamo appunto di queste figure che vennero anche in questo caso abbattute dopo che si erano diventate estremamente potenti, a causa ovviamente della incuranza o forse anche possiamo dire della stanchezza di un impero romano di occidente che non riusciva a badare a tutto il suo regno. E sappiamo che appunto vennero abbattuti grazie all'intervento anche in questo caso della Serenissima, precisamente di due doge. Stiamo parlando di un periodo che va il loro inizio ce l'hanno a partire dal VI, VII, la loro caduta l'hanno più o meno in un periodo che è già, diciamo, più vicino a noi e siamo già oltre, se non sbaglio, il 1000. Comunque, tornando a noi, chi erano questi doge? Perché in realtà erano due, però uno in particolare divenne celebre nella storia. Queste due figure che appunto fecero guerra contro questi pirati furono il doge Pietro I Orsealo, non lo so come
come sia la pronuncia, e Pietro II, Orsealo. Quindi penso siano nonno e nipote o padre e figlio, non lo so, ragazzi, premetto questo fatto. Però sta di fatto che Pietro II, doge di Venezia, riuscì a sconfiggere questi pirati in una battaglia navale e anche di terra, e sappiamo che divenne successivamente proclamato duca di Dalmazia. Quindi riuscì letteralmente a debellare una piaga che comunque si stava in qualche modo affievolendo progressivamente anche a causa di, dei vicini di casa che erano comunque i saraceni. Ovviamente il mare, il Mediterraneo, era uno, tanti polli in un pollaio non vanno molto bene. E quindi questo era il mood, alla fin fine uno doveva comunque scomparire. Detto ciò, ovviamente torniamo in un clima a noi più vicino. Non mi metterò a fare una disamina perché ovviamente stasera non era serata per andare avanti con... Cioè pensavo non ce l'avrei fatta sinceramente a raccontarvi anche Rinascimento, periodo elisabettiano, eccetera eccetera. Premetto questo fatto, mea culpa. Però posso dire una cosa anche andando senza schemi, e spero voi mi perdonerete se eventualmente faccio qualche errore, perché non ho datazioni, non me lo sono rinfrescato, ok? Parliamo in questo caso di una situazione estremamente, ovviamente andando avanti nel corso della storia, estremamente diversa da quella della classica pirateria. Si è detto che la pirateria è fatta da bande, volendo, di predoni marini, ok? Gente che assalta, gente che può essere anche commerciante, che decide, boh, quel bastimento è più, ha più roba di me, prendo l'assalto. Bene, dovete sapere che già in antico vi era invece un'altra figura estremamente importante, che molto spesso viene associata all'idea del pirata, ma non è un pirata, ed è quella del corsaro. Ora, l'idea del corsaro è quella di un individuo pagato dal governante di turno, dal signore di turno, dalla nazione di turno, e questa figura c'era già in antico. Sappiamo di corsari e scorrerie di corsari già in età romana, ragazzi, ok? Quindi ripeto, vi mostrerò poi le fonti prima che qualcuno possa dire, le trovate su Discord. Quindi c'erano già figure di individui nobili o meno nobili che, venendo pagate dal nobile di turno, decidevano di in qualche modo ostacolare il commercio e la navigazione di terzi, ok? Di altri nobili, altri regni, eccetera eccetera. Ovviamente voi sapete che vi sono figure di pirati come per esempio quella di Drake, come per esempio quella di appunto Barbanera, Edward Teach, se non mi sbaglio si chiama la figura, quella di Bonnie, una delle piratesse più famose in effetti, perché ricordiamo più che altro corsare lei. Però ricordiamo che l'idea nostrana del pirato con la benda, eccetera eccetera, in realtà si rifà più a epoche moderne che a epoche antiche. Di certo non andavano in giro così, ok? E sappiamo che molto spesso queste figure potevano essere appunto al soldo di figure importanti. Ricordiamo la battaglia in ambito piratesco tra ovviamente le varie nazioni in mood tortuga, eccetera eccetera. Chi ha visto Pirati dei Caraibi capirà. Ricordiamo ovviamente le lotte tra Spagna e Inghilterra nel periodo elisabettiano, il corsaro nero e perfettamente Salgari, eccetera eccetera, grande figura anche lui, 1800, ci fa capire anche la situazione delle piraterie nostrane, perché appunto il corsaro nero, se ti ricordi,
era il conte Emilio, se non sbaglio, era un nobile italiano insieme ai due fratelli, il corsaro verde e il corsaro rosso, se non sbaglio. C'era Yolanda, eccetera, eccetera. E appunto possiamo notare che progressivamente la figura del pirata da una parte viene ostacolata al 1000%, sappiamo del fatto delle impiccagioni di pirati, i vari ammiragli, le varie, diciamo, guardie o comunque i vari marine, chiamiamoli così, che cercavano in qualche modo di ostacolare la pirateria. Sappiamo ovviamente che a un certo punto in poi della storia la pirateria si conclude in maniera anche abbastanza tragica, vi sono vere e proprie stragi di gente che viene fatta fuori, fucilata, impiccata, e sappiamo che successivamente, ora ripeto ragazzi, lo ripeto, io la prima parte l'ho fatta con un ripasto, ok? Quindi chi sta vedendo questa parte non si adombri o non si arrabbi per questo mio mood. Comunque, tornando, sappiamo che a un certo punto il termine pirateria progressivamente cambia. Ci sono ancora oggi pirati che vanno appunto in mood barca, andiamo alla One Piece maniera a saccheggiare e a depredare altre navi, soprattutto nella zona odierna sono in India, in mare indiano, mare pacifico, comunque zona asiatica, non per offendere, però vi porto anche le fonti, ok, non vi arrabbiate. Sappiamo invece che nel giorno in oggi la pirateria ha assunto invece un mood più tecnologico, quindi la pirateria digitale, lo streaming legale, eccetera, eccetera, che non c'entra praticamente, o almeno per certi versi sì, cioè per certi versi no, comunque non c'entra più con l'idea del corsaro o l'idea del pirata con la banda sulla benda sull'occhio, eccetera, eccetera, il pappagallo, ma comunque ha ancora l'idea del fine commerciale, del fine ovviamente anche illecito, che permette un guadagno facile prendendo ovviamente, depredando da altri, ok? Quindi il concetto rimane lo stesso, cambia soltanto il mare su cui navigare. Sì, io sto dicendo dove si trovano, Marco. Non sto dicendo sono indiani, sono asiatici, sto dicendo si trovano principalmente nelle zone asiatiche e soprattutto nel mare indiano. Cioè, abbiamo avuto la vicenda ultima dei due appunto militari italiani il fatto, ora non mi ricordo neanche i loro nomi, mannaggia a me e l'imbranata che sono. Comunque, quella situazione in cui avevano sparato a presunti pirati che provenienti dall'India, eccetera, eccetera. Sì, Marò, esattamente, non ricordavo i loro nomi, il termine Marò non mi veniva. Sì, ce ne sono molti pochi perché la pirateria classica si è spostata, Gaetano. Poi tecnicamente il mood è... ci sono, ma non sono a noi noti. Non sappiamo quello che succede dall'altra parte del mondo. Poi, detto francamente, ora la pirateria non è più a colpi di scimitarra e rum e tiriamoci su, ok? Non c'è 15 uomini sulla cassa del morto, ma ci sono i Kalashnikov, quindi... Esattamente, fanno poca notizia, si preferisce dare notizia ad altro, almeno nella nostra zona. Quindi tutto qui, il mood è questo qua, e tecnicamente quindi la pirateria, c'è proprio un progressivo cambiamento che va dalla figura del pirata commerciante alla figura del pirata in realtà corsaro, quindi a soldo dei ricchi, delle nazioni,
che appunto portoghesi, olandesi, in Sandokan c'era gli inglesi che facevano schifo da tutte le parti. Te, Marco, avevi citato la Compagnia delle Indie, orientali, occidentali, è un macello. Ok, quindi capiamoci, cioè, successivamente a queste situazioni che sono appunto quelle dei corsari, perché alla fin fine sono appunto queste ricordiamo, il termine corsaro deriva anche dal fatto che gli davano un libretto, che era il libretto di corsa, quindi era appunto il visto della regina Elisabetta I, del principe Filippo, del principe, non lo so, sto sparando nomi, capitemi. Che permetteva al duca, al nobilotto, al corsaro, che comunque erano gente comunque sempre acculturata in gamba, di fare scorrerie e di dar noia agli altri. Fino appunto ad arrivare ai nostri giorni in cui la pirateria è molto più silente, non è più presente nel bacino del Mediterraneo, almeno non ci viene raccontata. E invece a noi nota quella informatica, che tra le altre cose, altro che One Piece, ragazzi, ve lo dico col cuore in mano, la pirateria informatica ha fatto chiudere il negozio quando mio padre aveva un negozio di dischi, appunto a mio padre, perché si piratavano i CD e bel che l'era. Però queste sono chicche ovviamente di mia storia, di mia vita. Per darvi così un assaggio. Ora ragazzi, se qualcuno di voi ha domande, può farle tranquillamente. Ho visto prima Marco che tu hai scritto quando parlavo appunto del fatto degli Etruschi come pirati, hai scritto tipo un nova, un noma, vabbè, una cosa del genere. Aspetta che li controllo. Forse non, se mi dici a che cosa era riferito, mi fai un favore, perché purtroppo ovviamente stavo ripetendo. Sì come no, hai scritto un sì come no. Se ti va di dirmi a che cosa ti riferivi, magari ecco, possiamo instaurare un dialogo. Perché io, ovviamente capitemi anche voi ragazzi. Era riferito al fatto che ami gli Etruschi, ah, quindi sì come no. Ok, vabbè, ci sta. No, comunque, a parte tutto, veramente Marco, veramente tutti i ragazzi, è una mia passione. Non mi metterò, io ho fatto una cosa molto stretta, lo so, me ne sto pentendo, però veramente se mi mettessi a parlare delle varie piraterie, fatte dagli Etruschi, vi dico soltanto che hanno fatto una battaglia, una guerra contro i greci, che poi successivamente vennero a fondare una certa Marsiglia. No, non sei invasivo, tranquillo, più che altro devo ovviamente continuare perché altrimenti mi perdo. Cioè, detto francamente, con tutto il cuore in mano, ragazzi, io leggo, vedo quello che scrivete, però poi lo dico all'ultimo in maniera tale che facciamo una conclusione tutti insieme. Non c'ho il rum, però, ragazzi, va bene se facciamo così, ok? Che poi in realtà avrei da bere alcol, però se bevo quella è la fine. Fatto sta, mia mamma mi ha preso la strega, non so se conoscete il liquore. E fatto sta che appunto gli Etruschi si sono fatti fin troppo notare. Ma non erano gli unici, ripeto, non erano gli unici, tutti coloro che erano entrati in contatto con il mare. Tutti i popoli che entrarono in contatto con il mare finirono inevitabilmente per diventare pirati o in qualche modo perché era una forma di commercio. Sì, ma Kyle, ma qual è il fatto? Vi spiego, ragazzi. Io ero convinta che sarebbe durata di più. Forse io allora faccio un po' di dissing, che in realtà non è dissing perché stimo quel content creator. Ci sono appunto individui che riescono a parlare lentamente, suadamente, tutto molto soft. Io nella mia parlantina invece, vedete, sono molto più veloce in tutto quello che faccio.
E quindi alla fine dico, vabbè, ce la farò tranquillamente a finire tutto in un paio d'ore, dai, è abbastanza roba, ho tirato su parecchio, ho preso i titi, ho preso micenei, cittamino, ecco, l'idea per esempio, alcuni autori dicono che anche, avete presente il mito del Minotauro, no? Minosse in realtà fosse la cosa di dover dare sei giovani e sei giovani, cioè ragazzi e ragazzi, ok? Sei e sei in pasto al Minotauro fosse il mood più che altro perché c'era diciamo un ricatto a fine quasi di pizzo di dogana da parte dei pirati appunto minoici per quanto riguarda quella che era anticamente appunto Atene. Quindi nel mito, ok, si vuole in qualche modo ricollegare a questa fonte, perché appunto la civiltà minoica, miceneica, eccetera eccetera, ve l'ho detto, nell'Iliade e nell'Odissea sono presenti, nelle odi, negli inni di Omero abbiamo sempre figure di questo genere. Il peso c'era, cioè quindi i pirati c'erano. Sì, vabbè, ma ovviamente era molto... Kyle, ci sta che fosse molto più realistico, cioè un tizio con una testa da toro non si è mai vista. Quindi, per farvi capire, mi sono messa a cercare... anche alcune cose sui corsari in periodo, che vi so dire, anche in periodo romano, perché c'era una regina del, se non mi sbaglio, Illiria, primo secolo avanti Cristo, che dette noia all'impero romano, comunque all'impero, ovviamente sto parlando di res pubblica, ok, non impero, comunque intendo a Roma. Perché appunto aveva tra le sue schiere pirati e quindi dava fastidio per i traffici commerciali, ma anche Rodi, che, cioè Roma era circondata da pirati e anche loro facevano pirateria, quindi c'è soltanto da divertirsi su sto mood. Che poi, la stessa per esempio Repubblica di Venezia, non si dice, ma sotto sotto, ricordiamo quello che fece portandosi, se non mi sbaglio, intorno al 1000, quando vi fu il sacco di Costantinopoli, si portò oggetti in faience e smalti cloisonné, eccetera eccetera, oggetti di grandissimo valore da Costantinopoli a... si vedono ora appunto San Marco a Venezia. Quindi ce n'è di roba, ce n'è. Però non ci ho pensato, ragazzi, veramente sono stata una scema. Questa cosa Kyle lo sa, me l'ero anche preparata per farvi la cosa figa, però come al solito sono io. Fatto sta. Ovviamente, se non lo puoi fare in maniera, Marco, se non lo puoi fare in maniera, come si dice, diretta, ok? Non lo puoi fare in maniera di tuo nome perché vai a fare un atto illegale, lo fai fare ai pirati, li assoldi e oppure loro portano il tesoro e tu poi te ne approfitti. Ovviamente, sai che di cosa possiamo parlare? Non so, prima si parlava di Yolanda, il corsaro nero, appunto Emilio, il corsaro nero, e i suoi fratelli che vennero uccisi. Io, però non siamo nel mondo dei libri, però ne possiamo parlare se vi va, se non avete altro da fare, delle vicende che spinsero a scrivere questi libri, tra cui anche Sandokan, le vicende della tigre della Malesia. Che appunto era un corsaro, vi ricordate come, non so se avete mai visto i film, quelli fatti da Camille Bay, no, dico il suo nome sbagliato,
Vabbè, comunque hanno fatto i film, no? La Rai su Sandokan. Film tutto sommato fatti bene. E si vede tranquillamente anche alcuni tipi di rituali che venivano fatti dalle popolazioni per quanto riguarda. Vi ricordate i Tugs di. No, i Tugs, come si chiamavano? I Dayaki. Cosa, che fine facevano fare alle teste dei pirati? Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, nei film, che comunque consiglio a tutti di vedere perché sono belli, sono anche, tutto sommato, veramente sono belli, a me piacquero parecchio, anche se la storia ovviamente finisce in maniera tragica. Praticamente si vede come appunto queste popolazioni della Malesia, chiamate Dayaki, che vedono, perché esistono ancora oggi, nella testa dell'individuo il centro della sua forza e del suo coraggio, cioè è una virtù, ok? Decapitassero i pirati e ovviamente su a soldo di quello che nel film era il governatore del Borneo, James Brooke. Quello che nei cartoni viene chiamato il Rajah Bianco, non c'entra nulla, i cartoni di Sandokan veramente non c'entrano nulla con la storia. E si vede appunto questo rituale che loro avevano, in cui appunto si facevano collane di teschi, che appunto indicavano che per certi versi per loro non era neanche qualcosa di macabro, perché loro prendevano la forza degli individui che avevano ucciso e gli rendevano anche onore, secondo loro, secondo la loro tradizione e il loro credo. È un rituale abbastanza strano, però vi posso garantire che ce ne sono diversi di rituali funerari di ogni sorta. E nel film si mostrano anche questo fatto che alla fine, quando Sandokan si sposa, non diciamo con chi, ma comunque si sposa, viene portata alla sposa appunto in dono appunto questi teschi, che lei un pochino si schifa, però il concetto è estremamente interessante. Un pirata che fuma. Vabbè, Yanez de Gomera, no? Portoghese. Marco, devi un consiglio, ma non per screditare quello che hai detto, perché ci sta. C'era la mia professoressa di antropologia e archeologia funeraria che si schivava molto facilmente. Devi capire che il termine rozzo, che tu definisci magari per certi individui, loro lo vedono per te, cioè per loro che tu seppellisci il cadavere e lo lasci che se lo mangiano i vermi. È più disonorevole, è più oltraggioso perché tu non rispetti il defunto che questo. È il loro modo di fare. Esattamente. Sì, sono culture appunto diverse. E dobbiamo. Una cosa che in queste live spero anche di promuovere in qualche modo è l'essere di mentalità aperta in qualsiasi cosa che facciamo. Vi ricordate c'è stata una live un po' di tempo fa quando sono stata a Bologna in cui appunto parlavo della comunità LGBT+, Q, non mi ricordo tutte le cose, perdonatemi ragazzi se c'è qualcuno che fa parte di questa comunità, perdonatemi, mi perdo. Però ecco, mentalità aperta, anche l'idea della pirateria, vi ho detto, veniva mal vista, però un filosofo come Aristotele diceva, ma in realtà ci sta. Cioè, è Aristotele, non è il primo che capita. Mentalità ci vuole. Ma anche quando vi parlo di alcuni fenomeni che sono successi, che possono sembrare orribili da parte nostra, hanno formato la storia e c'è un motivo. Poi la gente magari ha le sue motivazioni. No, ma non è che noi archeologi non facciamo errori, tesoro mio, Marco, ti giuro, ne facciamo tantissimi. Io cerco soltanto, ma perché è il mio modo di vivere, non è il mood dell'archeologo essere di mentalità aperta, è il mio modo di vivere.
che spero possa, se chi vuole ovviamente, apprezzare, perché sai che si fa, Marco? Quando ti capiterà magari di viaggiare, no? Se ti capita di viaggiare, quando viaggi fuori dall'Europa, io ho viaggiato e sono stata in Giappone appunto, boom, si apre l'universo. Ovviamente ora dobbiamo mettere i soldini da parte tutti quanti perché c'è la crisi, eccetera, eccetera, però consiglio il viaggio a tutti, perché viaggiare apre la mente. Apre la mente, apre gli occhi. Comunque, se avete, non lo so, si vuole chiacchierare ancora un po', ovviamente sempre sul mood pirati, ragazzi. A parte che io ora spengo, ok, perché inizia a far fresco. Però sarei morta se non avessi avuto il condizionatore, perché è tutta roba pesante, con i capelli lunghi eccetera eccetera, è tutta roba pesante. Però il mood è questo. Penso che, dato che tu sei giurista, tu che cosa ne pensi della pirateria in ambito... Hai detto appunto che in ambito internazionale chi non ha la bandiera è considerato pirata. Nei tuoi studi, non lo so, diritto romano, queste cose qui, hai trovato altre fonti che parlano appunto della pirateria? Perché io vi ho citato ovviamente Cassiodione, vi ho citato Omero, però ovviamente avere fonti anche da parte di un giurista può essere interessante. Sì, questo, oh, ma pienamente, che la complessità è infinita. Ok, se ti va di raccontarci, collegata al commercio, ci sta, tu hai citato il fatto degli schiavi, lo schiavismo purtroppo c'è sempre stato e ancora oggi purtroppo c'è, ho avuto modo di parlarne con una persona di questo mood e sì, la via della seta, ci sta. Marco Polo. Sì, vabbè, la via. Ovviamente se tu mi citi Via della Seta, la prima cosa che viene in mente a tutti è Marco Polo. Veneziano. Venezia al tempo, ragazzi, era una città molto all'avanguardia. Ovviamente dico Venezia per dire la Repubblica di Venezia e dire poi successivamente la Serenissima. Sapete che c'è stato prima il Mood che era la Repubblica di Venezia, poi ci fu un cambiamento politico che portò lo Stato a diventare appunto un vero e proprio Stato e diventare la Serenissima di Venezia. Divenne con il Doge, possiamo definire quasi una signoria. Ovviamente Venezia non è una signoria a livello dei Medici, ok? O delle altre signorie, è un po' diverso. Però il Doge, a un certo punto, la famiglia dei Doge, o comunque chi stava, chi diventava Doge, diventava praticamente il signore. Sì, ma la Compagnia delle Indie, ecco, parlando della Compagnia delle Indie, parlando di schiavi, ricordiamo quello che fecero la Compagnia delle Indie occidentale alle popolazioni indiane e come appunto alcuni indiani venivano trattati come schiavi al servizio degli inglesi, appunto per coloro che andavano in terra d'India a fare i signorotti. Parlando sempre di Sandokan e cose varie, c'è una parte in cui ci si sposta in India e si vede anche questo fatto. Io ho i libri di Sandokan, se li va in un mondo dei libri, magari più avanti, potrebbe parlare. Ho tutta la saga di Sandokan, dovrei avere anche il Corsaro Nero e Yolanda e dovrei avere anche di Salgari, che è meno noto,
Ecco, dovrei leggere, quindi per questo vi dico piano, perché devo prima leggermi quei libri. Le avventure che furono meno note perché furono meno interessanti o comunque erano diverse dal mood che appunto fece il boom con Sandokan, che erano appunto le vicende in America con gli indiani. Purtroppo Salgari ebbe un gran problema perché, come i grandi autori, quando tu diventi schiavo, tra virgolette, del tuo creatore, cioè il creatore diventa schiavo del personaggio, ricordiamo appunto Poirot, ricordiamo appunto Sherlock per Agatha Christie e Conan Doyle, capite cosa succede. Ci sta. Marco, Gaetano, per chi vuole dire la sua ci sta. Io sapete, voglio il contatto con voi, voglio la chiacchiera anche da parte vostra. Ok, va bene. Allora, ne parleremo allora. Sono contenta che vi è piaciuta l'idea. Ok, bimbi, io direi che a questo punto la si può chiudere. Per chi vuole mi trova su Discord, vi metterò tutto l'ambaradan di file che mi sono andata a studiare. Perdonatemi veramente, per questa serata è stata veramente stupida da parte mia non ricordarmi che c'ho la parlantina un po' parlantinosa. Spero di non avervi annoiato, spero che il mio mood, anche quella treccia che non si è vista, vi sia piaciuto. È sempre un piacere stare qui con voi, vi ringrazio infinitamente. E beh, ci si becca eventualmente per chi vuole su Discord, se no ci si becca martedì, ok? Fate i bravi, vi dirò, vabbè, martedì... serata bar, grazie a Dio, perché martedì ci avrei anche il B2 da fare. Vi auguro un buon proseguimento e ci si